Allora eccoci nuovamente in studio, siamo giunti allo spazio dedicato al magazine, il mercoledì come sempre riflettori puntati sull'economia perché oggi a Bolzano è stato perfezionato l'acquisto da parte di Sel delle quote che Enel deteneva nella società SEI Hydropower con il risultato che la società energetica provinciale è ora l'unica proprietaria di 17 centrali idroelettriche in Alto Adige. Il valore dell'operazione è di 345 milioni di euro, importo finanziato dalle banche con garanzie fideiussorie messe da Palazzo Widmann. Ora il 40% delle quote azionarie che Enel deteneva nella società SE Hydropower sono passate alla Sel SPA, controllata, come noto, dalla provincia. Il che significa che la stessa Sel diventa ora proprietaria unica di 10 centrali a grande derivazione e 7 a piccola derivazione. In parole povere, Sel mette le mani sulla quasi totalità dell'energia made in Südtirol. La chiusura di questa operazione era una chiusura importante, si parla quasi di un terawattora che con questa operazione è passato in Alto Adige, quasi un terzo del consumo complessivo dell'Alto Adige e complessivamente adesso il gruppo Sel praticamente produce la stessa quantità di energia che l'Alto Adige stesso consuma. Con l'operazione odierna, Enel sparisce dal mercato altoatesino della produzione e della distribuzione, ma rimane sul mercato della vendita. Sì, noi non abbiamo più né produzione né distribuzione, il mercato della vendita invece è libero, il mercato è aperto, abbiamo dei clienti, abbiamo tanti prodotti interessanti, abbiamo delle soluzioni per il risparmio e l'efficienza energetica, faremo un po' di concorrenza amichevole e sportiva alle società locali o magari potremo anche studiare di fare qualche cosa insieme, chi lo sa. Ed è tutto per il magazine, ora spazio a un brevissimo break, poi lo sport. Se hai problemi di capelli, soffri di diradamento, noi possiamo aiutarti. Salone AR Studio Mayer a Brunico. Condensazione capigliature. Un vasto assortimento di parrucche. Prodotti per pazienti in chemioterapia. E parrucche con capelli naturali o sintetici. Consulta un nostro specialista in modo gratuito e senza impegno. E vedrai che abbiamo una soluzione anche per il tuo problema. Oltre 30 anni di esperienza. Salone AR Studio Mayer a Brunico. Individuale, competente, discreto. E siamo giunti anche allo spazio dedicato allo sport, riflettori sul football americano. Avvio di stagione tutto sommato positivo per i Giants Bolzano nel massimo campionato nazionale. Nel fine settimana scorso però è arrivata la prima sconfitta ad opera dei quotati Siemens Milano. Dopo quattro successi in fila, i Giants Bolzano si sono dovuti piegare alla forza dei campioni d'Italia in carica dei Siemens di Milano, capace di sbancare l'impianto di Viareggio nel fine settimana scorso. 30-14 per i Lombardi, risultato finale sul quale hanno influito non poco alcuni errori commessi dagli uomini di Tisma nel corso del primo tempo, conclusosi con gli ospiti avanti per 24-7. Un gap difficilmente colmabile, anche se i Giants ci hanno provato nella seconda parte del match grazie anche ad alcune individualità di spicco. Dopo la sconfitta ad opera dei Siemens, il team altoatesino rimane comunque in testa alla graduatoria del girone nord in coabitazione proprio con i Siemens Milano, ma le pretendenti a un posto al sole sono parecchie a quanto pare. A football anche la squadra, come è successo la Juventus che ha perso col Parma, a football è molto più facile perdere con l'ultima in classifica, perché basta che perdi una palla, e fai un fallo che non devi fare, e metti in condizioni l'altra squadra di portarsi avanti, e rischi poi di perdere la partita, perché come sapete la carica positiva di chi va avanti e la carica negativa di chi sta perdendo, se non viene poi una svolta decisiva, incide molto sul fine della partita. Comunque sicuramente Parma e Siemens sono le due squadre titolate per fare la corsa con noi, poi certamente gli altri hanno già quattro partite perse, sia i Jaguari Torino che i Lions Bergamo,
è un'altra squadra che sta proprio al nostro livello, un po' sotto, forse anche già al nostro livello, sono i Ranios Milano. Ed è tutto anche per lo sport, ora spazio alle previsioni meteo. Domani tempo abbastanza soleggiato, in giornata il sole sarà schermato dal passaggio di nubi alte. Un'occhiata alle temperature minime e massime previste per domani: Bolzano 12-24, Bressanone 6-23, Brunico 3-22, Vipiteno 2-20, Merano 8-24, Silandro 8-21. Venerdì il cielo sarà da variabilmente a molto nuvoloso, con possibilità di qualche rovescio in giornata, temperature in lieve flessione. Sabato da nord transito di un fronte freddo, precipitazioni soprattutto lungo la cresta di confine, verso sud fenomeni sporadici. Nelle valli vento da nord, domenica il tempo tenderà a migliorare con venti in attenuazione. Ed è tutto anche per questa edizione. Prima di salutarvi volevo ricordarvi come sempre i nostri indirizzi internet: www.video33.it e www.goinfo.it, dove potrete trovare sempre notizie aggiornate. A me non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurare a tutti voi un buon proseguimento. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale alle 6:40 con la rassegna stampa.